La Regione Campania è pronta a dare una mano se l'obiettivo è la tutela del posto di lavoro per i 420 operai e il varo di un piano industriale di lungo periodo. Il governatore De Luca, chiamato in causa dai sindacati, si dice disponibile a scendere in campo attivamente a sostegno della vertenza Whirlpool. Nonostante le rassicurazioni giunte ieri al termine del tavolo tecnico al Mise, i sindacati sono scettici, mentre l'amministratore delegato Luigi Lamorgia ribadisce il ruolo strategico dell'Italia per la multinazionale americana, di fatto c'è una partita di lavatrici che è stata spedita già nei magazzini in Polonia, il che fa temere che persiste la volontà di delocalizzare la produzione. È necessario dunque ottenere un piano industriale di rilancio serio e credibile su Napoli, ha detto De Luca nel corso del suo intervento a Radio CRC. La Whirlpool lo deve condividere con i lavoratori, non può essere un piano fatto a scatola chiusa. Intanto abbiamo perduto 3 mesi di tempo, perché che ci fosse un problema lo sapevamo a 3 mesi. Solo adesso sento dire che si apre un tavolo tecnico, che è quello che avremmo dovuto aprire 3 mesi fa. Tavolo tecnico significa che l'azienda comincia ad avanzare una ipotesi che ha una variabile indipendente: difesa del posto di lavoro per tutti i 420 dipendenti. Poi si ragiona nel merito: qual è la condizione del mercato, qual è il livello di produttività dell'azienda, come garantiamo che questa azienda non vada in affanno domani mattina, perché facciamo scelte cervellotiche. È necessario un aiuto da parte del governo italiano per il piano aziendale? Bene. È necessario un aiuto, se lo si richiederà, da parte della regione? Noi siamo prontissimi, siamo pronti a dare una mano se l'obiettivo è questo: tutela dei 420 posti di lavoro e tutela di lungo periodo.